Ponte di Ferragosto da tutto esaurito sul lago di Como, molti gli stranieri presenti sull'Ario, ma non mancano gli italiani, fedeli al mordi e fuggi del weekend e delle gite fuori porta. Lunghe code e battelli della navigazione, stessa immagine per la funicolare di Brunate, scene che si ripetono oramai da settimane. Un numero di presenze che per gli addetti del settore supera i livelli pre-Covid del 2019. Il quadro dell'estate 2022 sul lago di Como è positivo, secondo Giuseppe Rasella, responsabile del turismo per la Camera di Commercio di Como e Lecco. Il ponte di Ferragosto registra il tutto esaurito. Senza dubbio abbiamo superato i numeri registrati prima dell'arrivo della pandemia, spiega. Aspettiamo comunque i dati ufficiali, tireremo le somme a fine stagione. Anche per l'autunno il lago di Como resta tra le mete più apprezzate dai visitatori. Prevediamo un alto numero di turisti anche per settembre ed ottobre, aggiunge Rasella. Le prenotazioni stanno andando molto bene. Sull'Ario torna il turismo internazionale, in particolare inglese e statunitense, ma si rafforza anche il mercato di prossimità con l'arrivo di svizzeri, tedeschi, francesi, ma anche di italiani che hanno riconfermato la loro presenza. Dopo 2 anni di pandemia abbiamo assistito al ritorno del turismo non soltanto straniero ma anche italiano, aggiunge Rasella. La situazione però è in continua evoluzione. Dobbiamo tener presente che a fine settembre si svolgeranno le elezioni e questo influenzerà i turisti italiani. Dall'altra, spiega ancora, lo scenario internazionale relativo alla guerra è anch'esso in continuo mutamento e potrebbe condizionare i flussi turistici. Sono aspetti che vanno monitorati. Non mancano infine problemi nel comparto turistico. Restano le criticità legate a personale, formazione, collegamenti e infrastrutture, spiega infine Rasella. Manca ad oggi una visione complessiva del territorio. Non dobbiamo guardare soltanto la quantità, ma anche la qualità del turismo. Il territorio deve essere vivibile in primis per il cittadino che lo abita. La sua soddisfazione si rifletterà inevitabilmente sul turista in visita.